In questo video scoprirai come comprimere le immagini per il tuo sito web in modo da evitare di rallentare il tuo sito. Il primo passo è quello di ridimensionare le immagini. È inutile caricare immagini di grandi dimensioni perché rischi di rallentare il tuo sito web. Per questo visita il sito iloveimage.com, seleziona lo strumento ridimensiona immagine e carica l'immagine che desideri ridimensionare. Puoi scegliere l'opzione in pixel o in percentuale in base alle tue preferenze. Io per la maggior parte di immagini per amici del web.it scelgo una larghezza di 750 pixel e un'altezza da 500 pixel. Clicca il pulsante ridimensiona immagini e in seguito scarica immagini ridimensionate. Per comprimere le immagini invece ti consiglio il sito web compressjpeg.com. In questo caso voglio comprimere le immagini che ho ridimensionato prima. Essendo in formato PNG seleziono dal menu PNG. Però ci tengo a precisare che di solito le immagini in formato JPEG sono più leggere. Clicca il pulsante carica file, seleziona l'immagine, una volta caricata, cliccandoci sopra potrai regolare tramite un punteggio quanto vuoi comprimerla. Ovviamente più il punteggio sarà basso, più leggere saranno le immagini, ma abbassandolo troppo questo valore rischi di avere un'immagine sgranata. Se vuoi scoprire come velocizzare il tuo sito web ulteriormente, trovi in descrizione il link di un video dedicato. Bene, se ti è piaciuto il video lascia un mi piace ed iscriviti al canale.